Buongiorno mondo, spero si mantenga un po' così visto che ieri ha piovuto tutto il giorno, letteralmente fa freddissimo. Eccomi qua, appena sveglia, gli occhi un po' provati perché indovinate a che ora sono andata a dormire di sera. Non ce la faccio più raga, cioè qualcuno mi aiuti, mi dia qualcosa, una botta in testa perché non è possibile. Sono andata di nuovo a dormire alle 3, poi avevo la sveglia alle 9 stamattina, quindi uno sembra sempre che dorme tanto, ma in realtà col cavolo, per vedere Selling Sunset. Ma io dico, ma com'è possibile? Comunque, oggi nuovo Vlogmas. Ieri vi ho fatto un Vlogmas diverso e ho girato il mukbang perché veramente sono stata tutto il giorno a casa. Però ha piovuto letteralmente dalla mattina fino alla sera, all'una. Quindi è stato veramente pesante. In più, ieri mi abbioccavo ogni 3 secondi. Cioè, non so perché, ero stanchissima. Facevo così ogni tanto, a una certa mi sono pure accasciata sul letto. Quindi è stato un ottimo colpo quello di fare quel video là, brava Ilaria. Più che altro perché mi dite sempre che volete i video più lunghi, più lunghi, più lunghi. Almeno ho detto faccio il mukbang, così mi faccio una chiacchierata. Sono sicura che dura quei 20 minutini, infatti insomma più o meno quello è. Quando qua i signorini hanno finito di farsi il giretto fuori, io avrei delle cosine da fare, tipo la colazione. Questi giorni che sono tornata ho mangiato malissimo. Non chiedetemi perché, avevo voglia di mangiare schifettoso a tratti, perché poi insomma non è che sono stata sempre a mangiare male, perché sennò non sarei qui in questo momento, fidatevi. Però non sono stata proprio tanto attenta. Settimana prossima devo tornare in palestra, quindi sì. Meglio ricominciare, ma probabilmente not today, o meglio, today sì, perché adesso mi faccio il mio yogurt, tutte le mie cose. Però oggi a pranzo vado con delle mie amiche a mangiare al ristorante coreano. Vado a un ristorante in cui non sono mai andata, quindi vi porto, poi vi faccio vedere. E visto che vado al centro con i mezzi, perché con la macchina non ci vado, se riesco e se è aperto, perché poi io ieri mi ero pure scordata che era festa, tipo, voglio andare al market coreano, prendere un po' di rifornimento, un po' di cosine, e magari appunto vi faccio fare un giro. Mi sono data una sistemata veloce, mi sono vestita, sto per uscire, non sono in ritardo ma potrei esserlo, quindi mi devo comunque sbrigare. Ovviamente il mio outfit è sempre tutto nero, che ve lo dico a fare. Oggi è un po' occhi di gatto. Io non mi faccio. Ok, sono arrivata al primo negozietto. Quindi adesso entriamo. Eccoli tutti nudo al seramen. Questo è il mio cestino, per dirvi. Questi sono quelli che si stavano mangiando a Los Angeles. E se ne andò con 2 bustoni di roba. Allora, sono arrivata anche all'altro market, questo qua, però non aveva niente confronto al primo, quindi famiglia tutta la vita. Adesso torno verso termine. Sono appena rientrata a casa e Jungkook, io gli avevo detto che le storie non si deve sbagliare a mettere online, ma me le deve mandare a me. Poi voi dite, ma che cosa sta cantando? C'è qualcosa di meraviglioso? No, sta semplicemente a dire che se sa fa due robe tante e che qualcuno lo venga ad intrattenere. Nel senso, cioè, io me lo farei pure 13 ore di volo e 20 giorni di quarantena, eh? Cioè, non mi lamento. Però, ora, metterlo in mondovisione così, questa storia mi sembra un po' eccessiva. Comunque, vi faccio vedere le cose che ho preso. Facciamo un svuota dalla spesa. Tempo che mi tolgo il giacchettino. No, il giacchetto non me lo tolgo perché c'ho freddo. Ho preso questi qua, che in realtà sarebbero uno snack. Lo vedo sempre, lo voglio assaggiare. Crispy Seedwits, sarebbero le alghe. Ho preso il chili flavor, che dovrebbe essere un po' piccantino. Poi ho preso questi qua, che sono appunto le rice cake per fare il tteokbokki. Queste qua sono la versione tubolare con la classica.
classica. Poi ho preso due confezioni di kimchi. Questi qua sono comodissimi perché sono le confezioni da 150, quindi via. Tra l'altro li sono mantenuti benissimo, ancora sono freddi. Poi ho preso gochujang, che sarebbe la pasta piccante. Poi questi qua, allora, chiunque ha seguito le live dei BTS mentre erano a Los Angeles li ha visti questi. Io li cercavo da un sacco, finalmente l'ho trovati, strano ma vero, dopo che loro hanno mangiati, ovviamente, perché tanto tutto torna. E ho preso il paccone grande perché non c'erano quelli singoli. Poi ho preso i pepero, che sono questi, praticamente sono tipo la loro versione dei Mikado, per intenderci, un po' meno zuccherata dei Mikado, quindi sono più buoni. Poi vabbè, una mia amica mi ha portato questi fazzolettini con le principesse Disney, troppo carina, grazie Nicoletta. Poi ho preso questi qua, che sono dei cup noodle, sempre la versione spicy. Poi ho trovato finalmente questo, che è una cosa fighissima, cioè il riso già cotto, tengono nei pottini così, quindi è comodo, no? Con metà confezione ci mangi una volta, penso. 100 grammi di riso bastano, avanzano. Poi ho preso queste, che sono le patatine di granchio, tipo le nuvolette, avete presente? Sempre versione hot spicy, perché ci vogliamo del male. Ho finalmente preso gli ciappaghetti. Questi, se seguite, non lo so, i drama eccetera, li conoscete. Ne ho prese due confezioni. Poi ho preso questi qua, che sono i gin ramen, e questi sono la versione mild, che è quella un po' di mezzo. Poi ho preso questi con il kimchi. E come ultima cosa ho preso questi. Questo qua è uno snack che loro mangiano spessissimo, che si chiama Matong San, e sono dei biscotti alle arachidi. Questi li voglio assaggiare subito, che erano vicino lì alla cassa. Mi sono resa conto che questi qua si vedevano anche nelle stories Instagram di RM di ieri, che però non so dove ritrovarle. Già si sente l'odore di arachide. Vedete, sono tipo caramellatini appiccicosi. Non è troppo dolcino. Ci sta, ragazzi. Il mio shopping ci sta. Non vedo letteralmente l'ora di buttarmi sotto la doccia. E il problema è che prima devo assolutamente mettere a posto. Stamattina sono uscita di corsa senza rifare il letto. E come vi ripeto sempre da anni a questa parte, finché io non rifaccio il letto, non sento questo senso di ordine nella mia camera. Anche se tutto il resto è ordinato, magari potete dire che sono una persona disturbata. Assolutamente sì, perché probabilmente è la verità. C'ho la mia amica Alessia, che è stata influenzata, e anche lei è andata a prendere un po' di cose dal suo market coreano. Cioè, vi ricordo che lei sta a Glasgow, ma comunque, nonostante lei non sapesse che cosa io avevo preso, abbiamo preso le stesse cose. Abbiamo preso le stesse cose. Questo è true friendship. Ho anche un'altra bellissima cosa da fare. Voi non volete vedere la camera di mia sorella. Questi sono tutti i miei vestiti, che ovviamente sono miei perché sono tutti neri, che devo mettere a posto. Alcune cose che avevo tolto dalla valigia, alcune tra quelle appunto che avevo messo a lavare e che mia nonna mi ha gentilmente, come si dice, piegato. In tutto ciò dove vorrei essere in questo momento? Non qui. Ma non è possibile. In qualche modo va bene così, quindi ora faccio queste cose e poi ci sentiamo appena mi sarò struccata, docciata, appunto avrò messo a posto. Tra l'altro devo ancora pulire i pennelli, tutti questi che mi ero portato a Los Angeles. Il beauty qua è ancora intatto, quindi devo disfare anche quello. Allora, momento pappina dei cagnolini. Siete pronti? Gwenda, brava. Dice sì. Qui anche. Ecco, poi quando inizia a bagliare. Chi ha dei cani di piccola taglia potrà capire perché ci devo sempre mettere un po' di parmigiano. Gwenda, arrivo! Poi stamattina sono uscita ed ho lasciato qua la puntata di Selling Sunset ancora da vedere. E poi ovviamente potevo non provare il mio nuovo acquisto. Tra l'altro non è un caso che scadano il 24/4/2022, due giorni dopo il mio compleanno dell'anno prossimo. Fantastico. Allora, in teoria questi qua si fanno un po' a gusto, nel senso, io metto l'acqua nel pentolino, li metto insieme alle salsine o alle bustine se ce l'hanno dentro, e poi mi piace che rimanga un po' di acquettina, però c'è anche chi la scola, ad esempio. Ma un po' a interpretazione, un po' a gusto. Appena bolle metto la pastina e poi vedete che ci stanno queste bustine dentro, quindi poi quando è cotta tolgo un po' dell'acqua
e ci metto questa. Poi domani voglio provare a fare il kimchi di cetriolo, che è una cosa, è la mia cosa preferita. Sì, spero di riuscire a trovare tutte le cosine che mi mancano e di riuscirlo a fare, perché poi in teoria queste cose, vedete, tipo anche come l'immagine, le potete fare con l'uovo, con le verdure, ci potete mettere un po' di cose sopra. Loro lo mangiano spesso con la carne, cioè letteralmente prendono un pezzo di carne, ci avvolgono i ramen e mangiano tutto insieme. Taran! Cioè, li ho ammucchiati dentro questa ciotola e via. Ci ho messo anche una sottiletta. E ora mangiamo. Taste test in diretta. Buoni! Piccantini, però ci stanno. Sono piccanti il giusto. Ottima scelta, ragazzi! Mi sono appena resa conto che su Sky hanno già messo le prime due puntate di And Just Like That, che è la nuova serie di Sex and the City, che io adoravo. Non so cosa aspettarmi da questa nuova serie, però me la voglio assolutamente vedere. Ne approfitto di questi giorni che appunto mia madre non c'è, così posso godere del mio maxi televisore, che praticamente da quando abbiamo preso avrò visto tipo due volte. E meno male. Dimmi perché ti ho preso questa cuccia gigante se ti metti sempre in questo angolino? È interessante tutto ciò che sto dicendo, immagino, vero? Vedo che hai preso qualche giochino. Vuoi questo? 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 Prendilo, 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 prendilo. Eccolo. Ah, non sia mai che gioco qua se non con te, eh. Guarda, guardate come mi fa. Sono un tantino scioccata. Mi avete scritto su Instagram che c'era l'esibizione dei Coldplay alla finale di X Factor Italia, dove hanno cantato My Universe e hanno proiettato ovviamente dietro il video dei ragazzi. E me lo sono persa. Però ho detto, uscirà da qualche parte ti pare quando mai? E poi mi fa strano perché mi sembra di sentire anche le persone sotto che cantano. Comunque, quindi niente, mi sono persa questa cosa, però magari uscirà tutta l'esibizione e potrò rivederla. Comunque sono rimasta scioccata, scioccata dalla prima puntata di And Just Like That, totalmente inaspettata. Quindi adesso stavo facendo un attimo di pausa. E poi, alla praticamente ci hanno cambiato Sky, sto cavolo di telecomando, non capisco come funziona. Comunque mi devo vedere appunto la seconda. Non capisco come cacchio funzioni sto telecomando. Perché non va indietro? Sono una boomer con Sky, non capisco. Cioè, a parte che è uscita solo sottotitolata la serie, ma perché cacchio non mi va indietro? Cioè, perché? Forse ce l'ho fatta. Madonna che luce. Tra l'altro sì, ho ancora gli occhi gonfi da non so quanti giorni, ma... Tra l'altro sono molto contenta di aver tolto l'extension. Questo colore mi piace tantissimo come mi sta. E quando riguardo le foto o i video di quando ero bionda, vi giuro, non mi riconosco. Cioè, ma a parte chi è che mi diceva che il biondo mi stava bene? Io mi vedo malissimo adesso. Trovo che questo colore mi stia molto meglio. Aspettate, vi ritrovo una foto di quando ero bionda. Anche se mi mancano i capelli lunghi, però voglio che ricrescano i miei. Allora, a parte, vi ricordate quando li avevo tutti viola? So che pazzia ho fatto, ma che era? Mi stavano malissimo. Però meglio, già meglio così. Così già meglio. Ma bionda, raga. A parte che avevo anche qualche chiletto in più, quindi si vedeva. Ma ve lo giuro, quando vi dico, ma chi mi ha detto che stavo meglio? Cioè, scusatemi. No, ora non si vede. Cioè, scusatemi. Ok, definitivamente credo di essere una persona molto emotiva, visto che piango anche per Sex and the City. Comunque, And Just Like That, quello che è. Anche l'altro episodio è andato. Ora per riprendermi un attimo, mi sto guardando Selling Sunset. Mi mancano due puntate in realtà. Poi è finito questa quarta stagione di un trash assurdo, quindi mi riprenderò un po'. Siamo giunti anche alla fine di un'altra giornata di Vlogmas. Sono le 3 di notte. Sono abbastanza cotta e in più mi è riuscito un brufolo, non ho ben capito perché, sempre sul mento, sempre lì. Detto ciò, ragazzi, io per oggi vi do la buonanotte, così domani mattina prima cosa che faccio è editare questo vlogmas, ve lo carico e poi ne iniziamo un altro. Abbiamo un bel po' di cosette da fare domani, quindi vi mando un bacio, grazie per essere stati con me anche oggi e ci vediamo domani. Ciao.